siamo a Sanremo. Tutti cantano Sanremo. Diamo il benvenuto a una coppia che partecipa a Sanremo, insomma, nella categoria Big, Giovanni Caccamo e Deborah Jurato. Benvenuti. Grazie, ciao a tutti. Allora, Deborah, questa Radio Bruno Estate, insomma, la scorsa estate ci avevi detto che eravate molto amici. Poi stavate registrando l'album, Senti un po' la mia canzone, Senti le mie. Avete iniziato a cantare ed è uscito questo duetto meraviglioso di una canzone scritta da Giuliano Sangiorgi. Sì, sì, il duetto è nato un po' per caso, nel senso, io, visto che siamo tanto amici con Joe, ho seguito tutto il suo percorso dell'album e, ascoltando i pezzi, Via da qui era il mio pezzo preferito. E una sera lui era al piano, stava suonando Via da qui, io ho iniziato a cantarla, lì si è creata una magia stupenda e abbiamo pensato, perché non partecipare insieme, così. Allora, tu hai vinto Amici, mentre Giovanni l'anno scorso come Nuove Proposte. Ti sta dando dei consigli per affrontare quel palco? Io gli ho chiesto in effetti come si affronta questa cosa, perché è talmente forte il teatro, in generale tutto quello che è Sanremo. Però lui mi ha detto: stai tranquilla, sii te stessa, fai finta che canti davanti due persone, tua mamma e tuo padre, che non è così semplice. Però sì, più che consigli mi ha aiutato a bilanciare un po' le emozioni. Giovanni, invece, questa canzone l'hai sentita a luglio in Puglia, casa, esatto, sì, di Giuliano Sangiorgi. Subito ti sei emozionato? Sì. Sostanzialmente, insomma, è un'amicizia fraterna quella con Giuliano, che mi ha portato appunto a raggiungerlo in Puglia, perché mi disse di avere qualcosa per me. Io avevo già scritto tutto il mio album e devo dire che Giuliano è stato il primo a mettere KO il mio istinto cantautorale, è autorale, quindi di solito sono io che faccio questa roba per gli altri. Invece mi fece ascoltare questo provino di Via da qui e rimasi basito, quindi ero emozionatissimo. Presi immediatamente quel pezzo, lo inserì nell'album e poi è nata questa sinergia con Deborah ed eccoci qua. Studi vicini di registrazione, album che esce lo stesso giorno. Esatto, album gemello. Il mio si chiama Non siamo soli, esce il 12 febbraio. È un album per me molto importante perché ho cercato di ritrovare un po' il mio suono, quindi le canzoni sono le protagoniste vere dell'album, del CD. Ci sono delle collaborazioni oltre a quella con Deborah Jurato, a cui tengo moltissimo. C'è un duetto con Carmen Consoli nella canzone Resta con me, da me scritta, e un duetto con Malika Ayane, quindi un cofanetto di speranze. Vi invito ad acquistarlo. Il tuo, Deborah? Il mio esce anche lui il 12 febbraio e si chiama Sono ancora io. Per me è stato come un figlio, perché poi sono così i dischi quando li fai. Ci sono degli inediti e delle versioni rivisitate in chiave acustica, tra cui Anche se fuori inverno, scritto da Fiorella Mannoia. Il titolo è un po' voluto, Sono ancora io, perché da 2 anni a questa parte, dopo che io ho vinto Amici, hai questo successo mediatico così all'improvviso che tante volte non sai gestire, però io, grazie alle persone che mi hanno sempre sostenuto e che mi sostengono ancora oggi, sono rimasta sempre la stessa e spero di non cambiare mai, e questa cosa me la fanno ricordare giorno per giorno, e quindi è un grazie a queste persone. Per quel che riguarda invece la serata delle cover, un omaggio incredibile a Pino Daniele. Sì, ma Pino Daniele era l'artista in assoluto che ci accomunava. Avevamo un ventaglio di scelta di canzoni meravigliose del repertorio di Pino Daniele. Abbiamo scelto Amore senza fine perché se solo riuscissimo in piccola parte a trasmettere un pizzico di amore universale con questa interpretazione e donare un sorriso in questo momento un po' grigio che stiamo attraversando, per noi sarebbe una vittoria meravigliosa. Vuoi aggiungere qualcos'altro? La cover, anche quella lì, è nata per caso, perché davanti a un pianoforte stava suonando il nostro produttore dell'album, amico,
e stava suonando Amore senza fine e noi abbiamo iniziato a cantarla e ci siamo resi conto che vabbè, i pezzi di Pino in generale sono stupendi, però le due voci in quella canzone lì erano, si amalgamavano bene, quindi abbiamo deciso quella. Decidete voi insieme o separati a salutare gli amici di Radio Bruno? Insieme. Insieme, certo. Agli amici di Radio Bruno mandiamo un saluto e un bacio da Giovanni Caccamo e Deborah Iurato. Ciao, via da qui.